Ciao e benvenuto nella pagina di ProEl Academy. Mi chiamo Cristiano Grassini e per conto dell'azienda italiana ProEl e dell'associazione Chiamate Noi ho realizzato questi video in cui parlerò dei sistemi di trasporto dei segnali audio. Bene, adesso che abbiamo definito le principali categorie dei segnali audio e i relativi metodi di trasporto, vediamo come questi andranno a convivere su un palco per la realizzazione di uno show. Concettualmente si può parlare di due fasi che descrivono il trasporto dei segnali: la raccolta e la distribuzione. La prima fase è appunto la raccolta, ovvero quella durante la quale si vanno appunto a raccogliere tutte le sorgenti audio sul palco. Ovviamente a seconda del tipo di show il numero di sorgenti potrà variare in quantità, andando dalla singola sorgente a diverse centinaia di sorgenti. Tipicamente le sorgenti audio sono rappresentate da microfoni che generano un segnale microfonico che ben conosciamo e che abbiamo visto come viene trasportato, strumenti con uscita line level, come ad esempio tastiere o chitarre acustiche con circuitazione attiva, e strumenti con uscita instrument level, come ad esempio chitarre acustiche con circuitazione passiva o Fender Rhodes. Bene, come ti avevo anticipato nei video precedenti, è arrivato il momento di far convivere segnali bilanciati e segnali sbilanciati. Come abbiamo visto, un segnale bilanciato, grazie alle sue caratteristiche, ha il vantaggio di poter percorrere lunghe tratte senza la preoccupazione delle interferenze esterne. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di far percorrere ai segnali sbilanciati il tragitto più breve possibile, in modo da ridurre al minimo queste interferenze e di bilanciarlo in modo che per il resto della tratta che dovrà percorrere per arrivare al punto di raccolta non sia interessato dalle interferenze. Per fare questa operazione entrano in gioco dei dispositivi chiamati DI Box. Le DI Box o Direct Injection Box sono dei dispositivi che in linea generale convertono un segnale sbilanciato instrument level o line level in un segnale microfonico bilanciato. Grazie a questo dispositivo posto sul palco il più vicino possibile alla mia sorgente sbilanciata potremo bilanciare il segnale per arrivare comodamente al nostro punto di raccolta, libero da interferenze e con un segnale adatto ai nostri input microfonici. Esistono svariati modelli di DI Box per tutti i gusti e per tutte le tasche, ma è importante specificare due tipologie principali, le DI Box attive e le DI Box passive. La prima differenza è che le DI attive necessitano di un'alimentazione esterna per poter funzionare, mentre le DI passive non necessitano di nessuna alimentazione. Questa alimentazione in genere viene fornita tramite una batteria, tramite phantom power o tramite un alimentatore esterno. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo dire che una DI attiva fornisce anche un minimo di preamplificazione al segnale d'ingresso e proprio per questo motivo è sempre bene seguire la seguente norma. Una DI attiva va utilizzata con strumenti passivi, come ad esempio una chitarra elettrica, un basso, un pickup passivi o un Fender Rhodes. Questo perché gli strumenti con i pickup passivi emettono un segnale molto debole, quindi beneficeranno della preamplificazione offerta dalla DI attiva. D'altro canto, la DI passiva è l'ideale per strumenti attivi, come ad esempio una chitarra acustica con pickup attivi, delle tastiere o delle percussioni elettroniche. Questo perché la loro circuitazione interna fornisce un segnale abbastanza forte che non necessita di essere nuovamente amplificato dalla DI. Possiamo quindi in linea generale dire che le DI passive hanno tipicamente molta più headroom delle DI attive e per questo motivo riescono a gestire segnali di ingresso molto più forti senza andare in sovraccarico. Bene, a questo punto siamo pronti a raggiungere serenamente il nostro punto di raccolta con tutti i nostri segnali bilanciati. Come ti ho detto, su un palco possono arrivare ad esserci anche centinaia di segnali audio che devono tutti convergere verso il punto di raccolta e come puoi ben immaginare non sarebbe molto pratico trasportarli tutti singolarmente. Proprio per questo motivo ci vengono incontro determinati tipi di cavo e di connettori che ci permetteranno di trasportare contemporaneamente più segnali, ad esempio a gruppi di 8, di 12 o di 16. Capisci bene che in questo modo riuscirò a essere molto più veloce ed ordinato nell'allestimento di un palco. I connettori in assoluto più diffusi per questo scopo sono i connettori VEAM. Anche in questo caso il nome è in riferimento al costruttore originale VEAM,
azienda che costruiva connettori elettrici e che dal 2003 è stata acquisita dalla ITT Cannon. Sono dei connettori multipolari, molto resistenti e perfetti per l'ambiente live. Costruiti in varie taglie, permettono, unitamente ai relativi stage box e cavi, di andare a raccogliere i segnali sul palco in modo molto rapido ed ordinato. Bene, arrivati al punto di raccolta, cosa succede? Semplicemente inizia la seconda fase, ovvero la fase di distribuzione. Ovviamente il nostro obiettivo finale sarà raggiungere il mixer, nel caso ce ne sia uno, o i mixer, nel caso ce ne siano più di uno, ad esempio mixer front of house, mixer stage, mixer broadcast. Quindi, a seconda dei casi, il nostro punto di raccolta sarà o un box che raccoglie tutti i segnali provenienti dal palco e li unisce in un unico cavo multipolare da 24-48 canali di solito, oppure un box che riceve comunque tutti i segnali provenienti dal palco, ma a questo punto li divide in più cavi multipolari in modo da poter raggiungere tutti i mixer presenti, che a questo punto riceveranno parallelamente gli stessi segnali. Questo tipo di box si chiama splitter. Senza entrare nel merito delle varie tipologie di splitter, ad esempio splitter attivi, splitter passivi, l'importante è che tu sappia che uno splitter permette di distribuire ogni singolo ingresso su più uscite, permettendo così di inviare segnali ai vari mixer o dispositivi necessari per quello show. Con il passare degli anni e soprattutto con l'avvento dei mixer digitali, diciamo che le cose sono leggermente cambiate. Se pensi ad esempio al trasporto MADI, puoi immaginare che sia estremamente più comodo trasportare 64 canali verso il mixer front of house con una fibra o con un cavo BNC piuttosto che con pesanti e ingombranti cavi multipolari analogici. Per definizione però il processo di conversione a DC prevede che il segnale analogico in ingresso abbia un rapporto segnale-rumore sufficientemente elevato e questo non è il caso dei segnali microfonici, che quindi dovranno essere preamplificati prima di essere convertiti. Quindi, a differenza dei sistemi analogici, nei sistemi digitali lo stadio di preamplificazione dei segnali sarà direttamente sul palco e, senza entrare in casi particolari, coinciderà con lo splitter stesso. Quindi, la distribuzione verso i vari mixer non sarà più in dominio analogico, ma in dominio digitale, subito dopo la preamplificazione. Bene. Con questo video siamo giunti alla fine di questo percorso. Io spero che tu l'abbia trovato interessante e che possa aver scaturito in te la curiosità per andare ad approfondire gli argomenti che abbiamo trattato, semplicemente per curiosità o perché magari hai proprio la volontà che tutto questo diventi il tuo vero lavoro. Ci vediamo sul palco. Ciao!